Queste sono le foto. Le vogliamo illustrare. Asciugamani per terra, acqua da tutte le parti, strumentazione bagnata. Ora si potrebbe dire è un normale allagamento, normale infiltrazioni che ci sono e sono capitate un po' in tutte le case. Se non fosse che qui, ed è un fatto reiterato, siamo al settimo livello del Covid Hospital di Pescara. E al settimo livello del Covid Hospital di Pescara c'è la rianimazione. E voglio essere chiaro perché alcune cose le ho dette anche al verbale delle commissioni consigliari. Ritengo fondamentale per la città di Pescara avere il Covid Hospital lì. Lo dico in maniera chiara, per noi è stata una salvezza, è stata una manna dal cielo. Però c'è qualcosa che non va. Quali infezioni batteriche possono derivare da queste infiltrazioni? Quali danni si potrebbero creare, per esempio, nell'intercapedine dove sono i cavi elettrici del monitor, dei respiratori, eccetera? Allora, è già successo una volta. Non è stata trovata una soluzione. Se ci chiamano vuol dire che la situazione è ancora così. Queste infiltrazioni, queste foto, sono del 9 di marzo, cioè dell'acqua che è scesa l'altro giorno. Allora, la lettera che oggi abbiamo fatto al manager dell'ASL con cui abbiamo cominciato questo video chiede questo: vi siete attivati? È una competenza dell'ASL? È una competenza della ditta che ha fatto i lavori? Glielo avete segnalato? Avete fatto, se è una competenza dell'ASL, una somma urgenza per risolvere questo problema? Da cosa deriva questo problema e quali sono i danni che possono derivare all'interno dell'ospedale? Io credo che in maniera costruttiva vorremmo che questa situazione non si verificasse più.